Sì, certo, sarà fatto. Sicuramente. La saluto, a risentirla. Salve. Sconfiggere la criminalità è l'impegno più importante che si è assunto lo Stato democratico italiano. Così come la riforma delle nostre carceri e lo Stato stesso delle nostre carceri sono argomenti di primaria importanza per il nostro Paese. È per questo che un po' di tempo fa è stato indetto un concorso pubblico, aperto a tutta la cittadinanza, volto ad individuare dei volenterosi cittadini disposti a diventare i nuovi custodi delle nostre carceri, così da porre finalmente fine all'annoso problema della mancanza di personale del sistema carcerario italiano. Questo tempo fa è stato detto, questo tempo fa è stato fatto e adesso, con impazienza, aspettiamo il risultato finale. Permesso! Oh, siamo arrivati, che meraviglia! Vieni avanti, eccoci qua! Vieni avanti, sì! Oh, vieni avanti, vieni avanti, porca bella! Ma diciulati, sì, ma diciulati! Ma lasciala vivere! Oh, Madonna, chi è lei? Oh, Madonna, ma che... Vieni avanti, Giovanni, ma per piacere, sì! Sono sì, le male, scusa, ne! Ma scusate, ma voi chi siete? Non potete stare qui. Cosa fate qui? Chi siete? Chi siete? Siamo una famiglia Pautasso, ne? Lei ha vinto il concorso di secondina Rubiana. Io sono la terzina, ne? E chi è la qual è? Al quartino, chiaro, al quartino. Chi è lei? Il direttore. Al direttore. È il direttore? Eh sì, sono il direttore. Non può capire, sì. Allora, quindi voi siete la famosa famiglia Pautasso. Ma famosissima famiglia Pautasso, direttore, sì. Baciata dalla fortuna. Ma baciata dalla fortuna, che cool, ne? Alla quale a me non resta altro che augurarvi e darvi il benvenuto nella vostra nuova casa. Oh, bella. Che meraviglia, grazie direttore. Bella, ne? Grazie. Ma bella le galera siamo. Carcere maschile. Eh sì. Che cool, ne? Ma ci hai portato in carcere? Ma dammi qualche soddisfazione ogni tanto. Oh. Sarete in servizio 24 ore su 24. 24 ore su 24? Eh sì, eh. Porca e bella. Sempre con lo sguardo attento e l'occhio vigile. L'occhio vigile, eh? Giovanni, parlava di occhio vigile, né? Guarda dall'autopar, va che le mei, né? E il vostro compenso sarà di 800 euro al mese. 800 euro al mese, papà, cambio la macchina, mi compro la Maserata. Brava! Ma brava cosa? Ma c'è deficiente? Ma tu cosa dici la Maserati? A parte che la Maserati. Ma poi i soldi dali a me? Porca bella. Ma ti sposerai prima o poi? Troverai una stupid che ti prende, no? Porca miseria, là. Ma scusi, ma 800 euro, ma tutti e tre? Ma no, naturalmente 800 euro a testa. Ah, beh. Allora, lui che ha la testa più grossa, le date qualcosa di più, né? Vabbè, ma non vi preoccupate, no. Se adesso la cifra vi sembra poca, vedrete che con il tempo, gli scatti di anzianità, le promozioni, fra 10, 15 o 20 anni prenderete molto di più. Cioè tra 10, 15 o 20 anni? 20 anni, guardi, massimo 30. Grazie. Prego. Ma cosa dici? Ma lui non ha tutto sto tempo ad aspettare, né? Lui deve morire prima, né? Io devo. Ma va bene così, va bene 800 euro e facciamola finita, né? A proposito, in caso di incidente sul lavoro, o peggio ancora, di morte sul lavoro, porca bestia, riceverete direttamente dal capo dello Stato un telegramma di cordoglio. Cioè, praticamente lui muore. Sì. E a me mi arriva la cosa del capo dello Stato, né? Bella, bella, ne questo sì. Ma perché mi? Ti devi morire, porca bestia. Ma però ti ritrovi la mia vedovanza, scusami, ne? Ma tutte le donne, gli uomini muoiono a un certo punto, no? Porca puoi morire anche tu, eh? Ma mollala, ti? Oh, Madonna. Ma poi scusi, ne? Ma in carcere tutto tranquillo, voglio dire. Abbiamo sentito delle robe strane, ne? Ma sì, è un posto tranquillo questo, signora. Siamo sicuri? Perché là sono delle robe strane, ne? Mia figlia. Ma no, ma quelle sono leggende metropolitane. Porca bestia, Maddalena. Ma l'hai sentita in metropolitana, ste stupidate? Ma no, figurati. No, non l'ha sentita in metropolitana. Io le posso assicurare che questo lavoro è di una facilità, di una banalità, di una semplicità uniche. Siamo sicuri? Sicurissimi. Io non sono più giovane, né?
Ma non prendo in giro una signora non più tanto giovane come me, eh? Vabbè, ma ci mancherebbe, non la prenderei mai in giro. Vede, lei deve sapere che nonostante quello che la gente mormora, loro chi? Loro. Oh, Madonna, figliuoli non li avevo visti quelli là, eh? Dicevo, loro, in fondo, sono dei bravi ragazzi. Ah sì? Infame! Prendi uno, vieni qua dentro, vieni, avvicina, dai, sta lontano, vieni qui, falli fuori, vieni. Cioè, quelli sono dei bravi ragazzi. Vieni. Fate sentire anche a me, eh? Ma porca di quella fate sentire anche a me, eh? Il museo degli orrori, sai dove te lo metto il museo degli orrori a te? Sono chiusi dentro sti deficienti? Sono chiusi dentro, sì. Sicuri, ne? A doppia mandata perché che c'è quello lì. È grosso ma è brutto, ne? Sì. Basta, ne? Occhi bassi! Ma non mi fate girare le balle proprio a me, ne? Che qui la musica è finita da oggi, ne? Aina! Silenzio! Occhi bassi! Rispetto chiama rispetto, porca bestia! Bene! Silenzio! Da oggi la musica qua cambia! Oh, abbiamo fatto capire chi ha le balle sì, eh? Brava! Ti no, naturalmente. In questa scatola ho qualcosa che vi aiuterà nel vostro lavoro. Le caramelle, mamma, le zurlì! Ma che zurlì? No? Va bene, zigulì casomai, ma... Prego, questa è la sua... Ma qual è? La pistola! Questa è la sua. Sto tranquillo, dice quello lì. La pistola. È la sua. E per me? Eh sì. Cioè, lei dà anche la pistola a un pistola, porca bestia. È la prassi. Intanto che prendete confidenza con l'arma, io vado a redigere il verbale di consegna. Ma diamine, mamma no. Signor Berto. Ecco, mi asciugo. Ma dà la pistola a quello lì! Ma lo vedete che deficit? Ma dove la metti la pistola? Ma mezzo le gambe la metti la pistola, porca bestia! Deficiente! Girati, guarda loro! Guarda di là! Oh, santa Madonna, guarda che fatica ne è con quest'uomo, è da 50... Ma vuoi stare fermo? Porca bestia, siamo che impazziti, roba! Ma deficiente, andeficiente! È pericoloso. Raccogli l'arma. È caduta. È caduta, l'abbiamo visto tutti che l'è caduta. E raccoglila. Mi. È mia, è tua, eh. Hai la fuga prima di fine spettacolo. Ci va lo svito. Oh, santa Madonna. Io te la spacco, Piano, io ti dispone a te. Io mi sono rotta le balle, vedi, sopportarti. Ma te cosa vuoi da me? Io non voglio niente da te, va bene? Ti spacco lo salcollo io a te, ne, porca bestia. Io sto gioco con le armi così, ne? Piano. Oh, ma che roba. Sa, pericoloso. Ma io non ho fatto niente, ma chi ha sparato? Lui! L'ho visto! Lui! È stato lui! E lei che ha sparato! Lui! Ma si è sparato lui! Perché la pistola ce l'ha lei? Eh? Si è sparato lui! Perché la pistola ce l'ha lei? L'ho disarmato, porca me! È pericoloso quello là! L'arresti! Sì, però... Ma... La prego, faccia attenzione, perché questa è pericolosa. Con questa ci può scappare il morto. È sicuro? Eh sì, eh. Porca bestia, io ti ammazzo a te, ne? È la volta buona che dire. Me la dia, la prego, me la dia. Tanto io ho la mia, ne? Che è passata anche la prima, perché poi per esagerare le balle, ne? Sì. Oh, ma avete finito. Ma avete finito, un deficiente quello là, sì. Oh, Madonna, che calca passi in te. Aiutalo a mettere sta roba. È uno scemo di guerra quello lì. È uno scemo di guerra. Guarda come si mette. Come te lo mette. Ma è un cinto quella roba lì. Oh, Madonna, Giovanni, t'ampasi proprio girare. Girati. Ingrossa sempre di più. Alle imbucina lei. E tira su sto braccio, porca bestia. Porca. Ma qui ci vanno la doppia cintura. Perché così mangia come un bè proprio, eh. Oh, ma no, prossimo spettacolo cosa succede qua? Sfondiamo il palco qua se andiamo avanti così. Non riesco manco a infilare i buchi. Sono normalmente lui che non le infila. Oh, ce l'abbiamo fatta. Ma io mi domando come diavolo hai fatto a sposarlo. Ce la fai a mettere... Sa, fumami, guarda, così. Boh, stai fermo,
Così, te l'hai sposato, mamma. Ero drogata quel giorno, Voi siete così, La bestia che si durne. Oh, allora, è a posto adesso? Sì. È capace di infilare questa? Ci provo. Ma cosa le fa infilare a questo deficiente che in tutta la sua vita alla mai infilare niente, così? Questo non ha mai infilato una... Sempre io da sola devo infilare. Stai fermo lì. Sizz! Sì, guardala, ferma. Solo in caso di suicidio, adesso tira fuori quella roba lì. Non capisco. Niente, lascia perdi Giovanni, Comunque, stracale. Se quelle non dovessero bastare, prego, per il corpo a corpo. Bestia, un posto tranquillo questo qua. Prego, prego. Bravi, applaudite una deficiente, cosa fai te? E voi applaudite una deficiente, sei deficiente anche, cosa fai? Ma l'ho visto fare nelle Charlie's Angels. Ma vai là per piacere, Charlie's Angels, vai là. E dove lo devo mettere? Glielo diteglielo voi dove deve metterlo, perché c'ha fa girare le balle, diteglielo voi. Ho capito, dove deve metterlo lei? Niente, non pervenuto, mettitelo dove viene. Faccio da sola, grazie mamma. Sì, grazie le balle. Teresa. Io lo metto dove lo metterei? Se lo dice lei in traduzione, dove se lo deve mettere per piacere? Dislu, Antal, la suma per Antagnao. Antagnao, ha detto Antagnao. C'ha scappina, lei questa sera? No. No. Ecco, poi le bombe carta e i gas lacrimogeni li lasciamo qui. Ma sì, il carro armato che è là fuori, lasciamolo stare là. Se non sono passati i vigili dovrebbe essere ancora. Oh, va bene, sto posto tranquillo questo qui, Porca bestia, che roba. Dimenticavo, importantissimo. Ancora? Il tesserino d'identificazione. Cos'è l'attificazione? Identificazione. L'ha detto tificazione. No, identificazione, dai, per riconoscere. Fondamentale per riconoscervi l'uno con l'altro. Sì, perché siamo tre stupidi e da una vita che siamo insieme non sappiamo che uno l'altro. Io stasera qualche sospetto mi è un po' venuto, devo anche dire. A me è venuto dei sospetti, né su di lei. Anche a Bertu qualche dubbio. Ma Bertu è là che... la sto perdi, Bertu. Guarda che bestia di... Giovanni, io sono il numero uno. Tu Maddalena, che numero io sei? Io due. Due. Te, Giovanni? Tre. Bravo, allora se senti dire tre, alza la mano e di... Bandiera. Bravo, bravo. Intelligente mio Giovanni, Cioè, praticamente, mi ascolti un po', sì. Ma siamo dipendenti statali? Da questo momento siete impiegati statali. Siamo assunti! Finalmente. Ah, sì. Sì. Attenzione. Poi da Napoli in giù, anche qui siamo furbi, Giovanni, domani mattina noi ti diamo i nostri tesserini, tu vieni qua a bollare, che noi dobbiamo andare a fare shopping. Andiamo al mercato. Andiamo al mercato, anche qui ci facciamo furbi in certo punto, Poi da Napoli scemi. In giù, Allora io domani mattina prendo i vostri tesserini, chiaro, arrivo qui, timbro e bevo. Bravo. Timbro e bevo. Bravo. Timbro e bevo. Meno male che siamo in tre, se no domani mattina eravamo ancora qui a sentire il timbro e bevo, Porca bestia. Bravo, bravo, tasca fine. Comunque, io ho un aereo per Zanzibar che mi aspetta, quindi se volete seguirmi vi faccio vedere le chiavi che aprono. Per... Zanzibar. Andiamo, direttore, ci spieghi tutto. Ma va. Lasciamo.